Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Iniziamo con una notizia che riguarda la ricerca di personale. Il nostro comune sta facendo una sorta di cambio generazionale, visto che alcune persone andranno in pensione, e quindi l'ente comune di Fagnano Lona è in cerca di personale. Nei prossimi mesi usciranno e saranno pubblicati sul nostro sito istituzionale dei concorsi pubblici ai quali si può partecipare, e il primo probabilmente è un tecnico di categoria C da assegnare ai lavori pubblici. Sempre legato ai lavori pubblici, ma in questo caso non più i concorsi, i tagli strada che ci sono nel nostro comune, sul nostro territorio e sulle nostre strade, in questo periodo è iniziato il ripristino della fibra ottica, un po' rallentato causa anche maltempo. Anche i tagli strada di Enel saranno ripristinati come quelli della fibra ottica, pertanto se per fibra ottica la chiusura in cemento è provvisoria, per quanto riguarda Enel la chiusura in catrame è provvisoria pure quella. Non è finita però, perché molto probabilmente, sicuramente durante questo anno in corso ci saranno nuovi tagli strada per la fibra ottica. Quando avremo l'elenco completo delle vie sarà mia premura farvelo presente. Gli eventi della settimana. Partiamo con oggi, 10 maggio, e questa sera alle ore 21 la lista civica Solidarietà e Progresso presso l'Aula Magna Benvenuto Piazza delle Scuole Medie Enrico Fermi di Piazza Alfredo di Dio presenta la serata Ultima Chiamata per salvare gli ospedali di Gallarate e Busto Arsizio. Mentre domani pomeriggio caffè con l'autore all'interno del Castello Visconteo, quindi sabato 11 maggio alle ore 18, la scrittrice Miriam Ballerini presenta il libro dal titolo L'altro io. Domenica 12 maggio, giornata del verde pulito. Alle ore 8:30 in piazza Cavour davanti al Castello Visconteo c'è il ritrovo per partecipare alla giornata del verde pulito, e alle ore 13 è previsto il pranzo per chi ha partecipato alla giornata presso l'area feste. Sempre domenica, ma all'interno del cortile del Castello Visconteo, alle ore 18, prosegue la rassegna musicale Il Maggio Musicale Fagnanese con il duo chitarra e mandolino di Bonazzoni e Mortillaro. Domenica, e qui esco un po' da quello che è l'istituzionalità, è la festa della mamma, quindi un augurio a tutte le nostre mamme. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.